a tutti, allora questo sarà un video abbastanza veloce, però vi voglio far vedere delle cose che ho comprato da Yes Style e delle cose che mi hanno mandato loro, perché mi è arrivata una box. Comincio dalle cose che mi hanno mandato loro. Allora, mi hanno mandato una box con tutta una serie di prodotti a base di bava di lumaca. Allora, alcuni li conosco, cioè perlomeno uno lo conosco perché l'ho usato e l'ho anche finito. Altri li ho provati giusto una volta per darvi almeno un'impressione. Vi so dire qualcosa. Allora, questo è il prodotto che ho già utilizzato, di Cosarex, l'Advanced Snail 96 Mucin Power Essence. Allora, questo qua a me è piaciuto moltissimo. Probabilmente è il primo prodotto a base di bava di lumaca che mi piace. Io lo utilizzavo col New Face. Devo dire che per quello scopo lì era perfetto, veramente ottimo. L'avevo scoperto grazie a una di voi, Barbara. Però c'è un però, diciamo che su consiglio di un'altra Barbara, tra l'altro, diciamo che veniva sconsigliato l'utilizzo di prodotti che non siano dei gel inerti perché potrebbero a lungo andare a rovinare le palline, quindi il metallo, il materiale di cui sono fatti. Quindi, per carità, a me non è successo, però insomma, sinceramente a lungo andare eviterei. Però sappiate che con Nu Face questo prodotto funziona veramente da Dio. Magari lo potete usare quando volete fare proprio un trattamento vero e proprio, quindi oltre al discorso della microcorrente. Poi gli altri invece non li conosco. Vi lascio alla fine tra quelli che ho provato il prodotto che mi è sembrato più figo, ma proprio figo. E poi c'era questo di Secret Key, che è la marca delle maschere che mi piacciono un sacco. Si chiama Snail Repairing Eye Cream. L'ho provato e non fa per me, troppo leggero. Carino, cioè il prodotto. Poi sapete cosa? Che sono tutti questi tubetti enormi che non finiranno mai. Per me è troppo leggero. Nonostante io comunque adesso abbia un contorno occhi migliorato. Secondo me la tretinoina sul mio contorno occhi ha fatto favilla. La tretinoina e anche l'olio di Omorovica. Cioè, insomma, adesso ho un contorno occhi che io non ho mai avuto così neanche 10 anni fa. Però comunque non ha una consistenza che mi fa impazzire. Preferisco 100.000 volte quello di Misha che sto usando. Poi una sleeping mask di questo marchio TIE, boh, non so. Questo l'ho provato una volta sola. Per capire la consistenza, è molto particolare anche il prodotto di per sé. Ve lo faccio vedere. È lilla, è molto, molto carina. Allora, non è male la consistenza, ma sulla mia pelle non. Sapete quando sentite che la texture non ha feeling? Quindi onestamente non mi ha convinta, motivo per cui l'ho solo provata, ma la regalerò. E poi questa box di Unique, che cavolo, le cose bianche si vedono sempre un po' così. Vabbè, Black Snail Edition Skincare Set Cream and Mini Serum. Quindi siero e crema, sempre alla bava di lumaca. Non mi è piaciuto nessuno dei due. Quindi, bah, non mi dilungo neanche, non mi fa impazzire sulla pelle l'effetto, ecco. Il prodotto che invece mi è piaciuto un casino è veramente figa, dico figa perché è una maschera, Black Snail Bubble Mask, che figata. Adesso io ve la faccio anche vedere perché secondo me l'effetto lo fa lo stesso. La marca è The Skin House. No, ve la devo far vedere perché è una figata. Cioè, intanto mi è piaciuta come mi ha lasciato la pelle e poi è proprio divertente. Questo è il tubetto. Vi faccio vedere cosa fa. Allora, la faccio uscire. Allora, la spalmo un attimo, quindi faccio questo strato così. Dopo qualche secondo fa la schiuma. Adesso la sta già facendo, ve la faccio vedere. Fa una schiumetta. Vedete che si sta formando? Sulla pelle ci mette meno. Comunque, se io vado a spalmare la schiumetta, dopo un po' si riforma. Allora, al di là dell'aspetto ludico della cosa, che poco importa, mi è piaciuta come ha lasciato la pelle, quindi francamente la uso mo molto volentieri. Probabilmente di tutti questi prodotti è l'unico che terrò perché mi è piaciuto. Qua la definisce come un refining pore minimizing. Basta, riduca i pori, onestamente non me ne frega, ripeto, mi è piaciuta la sensazione che mi lasciava sulla pelle. Noto adesso, ma dai, ha la certificazione GMP, ma dai, ma veramente? Io non sapevo neanche cosa fosse la certificazione GMP, adesso lo so perché è la stessa certificazione
dei prodotti Fitline, quindi mi colpisce questa cosa, ma dai, ma pensa a te. Poi c'è qualcosa in coreano scritto che non so cosa significhi. Comunque, passiamo alle cose che ho comprato io. Allora, ho fatto un ordine principalmente per dei cappelli che vi faccio vedere alla fine. Però, già che c'ero, ho infilato dentro altre cose. Poi ho fatto un altro ordine con la protezione solare, però intanto vi faccio vedere queste. Allora, intanto ho fatto l'ordine per riacquistare le fiale di L'Adore, queste qua per i capelli. L'ho utilizzata allo shampoo che ho fatto oggi e le ho piastrate, però devo dire che la resa è fantastica. Due le ho portate a mia mamma che in questo periodo ha i capelli molto secchi e crespi. Quindi sono curiosa di sapere, ne ho portate due, vediamo cosa mi dice, vi faccio sapere anche il suo feedback perché vi assicuro ce l'aveva veramente messi male. Quindi sono curiosa di vedere che effetto le faccia. Stavo pensando che mi manca un prodotto che non trovo, una lima, vabbè. Poi ho comprato questo siero di Timeless perché, visto che il marchio mi sta piacendo moltissimo, era disponibile, l'ho preso. Matrix Coenzima Q10, Matrix il 3000 e acido ialuronico. Non l'ho ancora aperto perché voglio finire l'altro che sto usando ai peptidi, che è il Matrix il 6000, se non sbaglio, che mi piace moltissimo. Quindi appena finisco questo comincio lui. Devo dire che sono veramente ottimi. Purtroppo non sono sempre disponibili. Poi, prima di passare ai cappelli, vi faccio vedere un prodotto sì e l'altro non me lo faccio vedere perché non mi ricordo dove l'ho messa, però non mi piace. È una lima di vetro molto strana perché si può usare sia per limare, vabbè, insomma, smussare gli angoli, limare un po', ma anche per lucidare la superficie dell'unghia. Solo che non mi ha convinta questa funzione, nel senso che è vero che è lucida. Però, boh, mi fa un po' senso e poi non lo so, non mi ha convinta la funzione, ecco. Questo invece è un prodotto veramente, veramente particolare. Non so neanche come io sia finita sulla pagina di questo prodotto. Ed è questa spugna, tipo marshmallow sembra, che guardando le foto, perché poi non riuscivo a capire, esfolia la pelle. Voi non chiedetemi come faccia sta cosa qua, ma vi assicuro che è potentissima. Cioè, la consistenza è tipo marshmallow veramente. Non so come, ma sulla pelle umida, senza neanche stare troppo tempo sotto l'acqua, effettivamente vi vengono via trucioli di pelle, tipo il magic peeling. Dovete però stare attenti perché io l'ho fatto qui sul décolleté, addirittura l'ho fatto troppo e non pensavo di poter esagerare con questa consistenza. Quindi la provo ancora un po', quindi datemi un po' di tempo, perché il Magic Peeling rimane nel mio cuore come prodotto assoluto migliore, assoluto. Però ecco, vorrei un attimo, insomma, stare attenta e dirvi un po' di più. Poi questo era un prodotto sponsor perché sono nel programma influencer di Yes Style, c'era questo, l'ho infilato, è un rossetto liquido rosso, ma la consistenza è terribile, lasciatelo perdere, non perdo neanche tempo a farvelo vedere. Si chiama Joyful, marca Zero Velvet Tint Rum and boh, vabbè. Non importa. Veniamo ai cappelli. Allora, ho preso tre cappelli. Mi servivano dei cappelli a falda larga che proteggessero meglio. Ho preso questo che è proprio da escursione, quindi così. Si può anche girare, quindi anche reversibile. È anti-UV e ha anche i laccetti per agganciarlo nel caso di vento. Quindi questo sarà il mio cappello da escursione. Mentre questi saranno i miei cappelli da spiaggia. E ho preso questi, sono tutti e tre fighissimi, mi piacciono tutti e tre. Ho preso questo, che mi piace veramente tantissimo e che protegge veramente il viso, e questo che non so se sia ancora disponibile perché quando l'ho ordinato io stava, poi a un certo punto è sparito, quindi non lo so, io vi metto il link e poi vedrete voi, che mi piace forse ancora di più perché è più, anche più leggero, è più traspirante. Ed è questo qua. Allora, l'altro giorno avevo il problema che era un po', sformato. L'ho stirato ed è tornato abbastanza a posto. Quindi, se avete problemi, avevo paura per il tessuto, ma non si è bruciato sotto il ferro. Comunque, per sicurezza, metteteci un panno sottile sopra, così siete sicuri di non che non si sciolga. Però ho reagito benissimo, sono riuscita a stirarlo tranquillamente. Mi piacciono molto. Io mi sono affidata a Yes Style perché, sapendo che loro sono fissati, sicuramente trovo più scelta di cappelli.
E niente, questi sono tutti i prodotti che ho preso, credo di non aver dimenticato nulla. Io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ah, vi lascio sotto i link, codici, eccetera, eccetera, eccetera.